Grazie Presidente. Avrei tante cose da dire. Mi dispiace anche a me, ma sono d'accordo con quanto detto col consigliere Coia, che qui si sono sentite molte banalità. Diciamo anche che non si è entrato nemmeno nel vivo di quello, dei documenti che stiamo andando ad approvare. Mi dispiace aver sentito molte parole di scherno nei nostri confronti, quando invece io posso dire che stiamo lavorando, soprattutto nelle commissioni. E per quanto mi riguarda, io posso parlare tranquillamente della Commissione Lavori Pubblici che presiedo. Prima di tutto, mi è anche dispiaciuto sentir parlare della poca presenza dell'assessora Gatta, che invece è stata già presente una volta in aula, subito appena diciamo, nominata, per parlare di un problema molto insomma, sentito e grave come quello dei dipendenti dell'Italgas. E comunque, noi lavoriamo insieme, io e l'assessora Gatta con i consiglieri, e stiamo portando avanti tanti lavori, talmente che la parte di lavori pubblici del bilancio, chi è attento e chi sa leggere il bilancio dopo aver ricoperto questi scranni per anni, può subito capire che molte voci di bilancio sono argomenti che noi abbiamo portato in Commissione Lavori Pubblici, che abbiamo sviscerato con i municipi di appartenenza, con i cittadini presenti, sentendo gli uffici che sono stati pronti a rispondere, e quindi gli argomenti più sentiti li abbiamo portati avanti, e oggi con questo bilancio hanno pure fondi economici per cui realizzare gli interventi. Io in particolare mi vorrei riferire ad esempio alle cavità di Villa De Santis. Io sono arrivata eletta in Assemblea Capitolina al Comune di Roma, a Roma Capitale, e ho sentito subito parlare di questo argomento cavità. Ebbene, le cavità a Roma sono sempre esistite. È vero che in questo periodo molte cavità sono a fine vita, nel senso che hanno delle criticità per le quali queste cavità sprofondano e creano le famose voragini di cui sentiamo parlare, ma queste cavità sono in crisi già da anni, da prima, dal tempo di Alemanno, quando c'era il PDL seduto dalla parte della maggioranza, poi lo è stato con il PD, il centrosinistra, eppure io non mi ricordo, studiando a ritroso, che ci siano stati fondi per riempire queste famose cavità. O forse qualche volta ci sono state, ma poi sono scomparsi. Ma mai sono stati realizzati degli interventi per far fronte a questa problematica e per quindi aiutare i cittadini che convivono con questa problematica. Ebbene, noi l'anno scorso abbiamo approvato un bilancio per le cavità di riempimento delle cavità di Via Formia, e quest'anno a bilancio ci sono dei fondi stanziati per le cavità della famosa Villa De Santis, argomento di cui noi abbiamo parlato in commissione. Che cosa hanno fatto le precedenti amministrazioni, che oggi tanto si scaldano su questi banchi, che tanto vengono a fare le maestrine e i maestrini nei nostri confronti? Non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla. E ancora oggi mi sento dire delle buche per le strade, ma abbiamo trovato delle strade colabrodo, come si usava dire qualche anno fa, un anno e mezzo fa. Ci siamo messi sotto con gli uffici, sono partite tantissime gare. C'è la centrale unica lavori pubblici, non tutti sanno che presso il Dipartimento SIMU è stata creata questa centrale
unica dei lavori pubblici con un dirigente, con del personale che sta lavorando sodo. Io sto lì al SIMO tutti i giorni quando non sono in aula e nelle altre commissioni e vedo le sale di questi ragazzi che lavorano sodo per portare avanti le gare, gare pubbliche, gare ad evidenza pubblica, come in prima invece non accadeva. Tant'è vero che ricordo ancora oggi, ahimè, sulle pagine di cronaca ancora abbiamo notizie di persone indagate per quanto riguarda i lavori delle strade, della manutenzione strade. Inoltre sento anche parlare di come portiamo avanti noi le cose. Siamo lenti? Siamo lenti perché vogliamo capire, vogliamo approfondire. Che ce ne dicano le opposizioni? Vogliamo entrare nel merito delle delibere che vengono approvate qui in Assemblea Capitolina? Certe volte sbagliamo? Sì, certe volte sbagliamo, ma impariamo dai nostri errori e comunque sia, essendo, ricordo sempre, cittadini prestati alle istituzioni, che non ricopriamo queste sedie, non riscaldiamo queste sedie da 20 anni come tanta gente qua dentro, che magari ha fatto pure l'assessore e oggi ci vuole venire a dire come fare le cose. Noi siamo qui anche sbagliando, ma impariamo dai nostri errori e studiamo per migliorarci. Io volevo dire questo, quindi ripeto, rimando al mittente tutte le stupidaggini veramente che ho sentito dire, vengono qui con la telecamerina per riprendere quei 5 minuti, quei 10 minuti di intervento, vanno magari prima dal parrucchiere per metterlo su Facebook, dopodiché queste persone magari non si vedono. Invece noi stiamo qui tutti i giorni e lavoriamo con gli uffici, parliamo con i dipartimenti, abbiamo confronti. Per noi questo è lavorare con tutti i nostri difetti, ma portiamo poi però i risultati a casa. Basta leggerle questi risultati nel bilancio di Roma Capitale, nel DUP prima. Se i consiglieri di opposizione si fossero soffermati su tante voci di bilancio oggi, in questi giorni avrebbero parlato meno di un albero, ma più di cose concrete che noi stiamo costruendo per Roma Capitale. Grazie.